Reggio Calabria sono arrivati due punti importantissimi contro Biella, una bella vittoria, ci voleva, coach? Ci voleva, sì, ci voleva, perché era una partita che non potevamo perdere e credo che sia l'atteggiamento che la prestazione della squadra dei giocatori sia stata in linea con le aspettative un po' di tutti. Sì, sicuramente. Sia della squadra, sia dei giocatori, che dello staff, che della società e dei tifosi, credo. Allora, partita combattuta, nessuno regala niente in questo campionato, un campionato che si sta dimostrando molto più duro del previsto, dico bene? Ma un campionato di Lega 2 è sempre stato un campionato molto equilibrato, è sempre stato un campionato dove ogni partita è una battaglia sportiva, nel senso che non ci sono risultati scontati, bisogna sempre guadagnarsele sul campo, le vittorie sia in casa che in trasferta. Io non credo che alla vigilia della stagione qualcuno pensava di affrontare un campionato dove ci fosse stata una netta spaccatura tra le prime della classe e quelle sulla carta un po' più lontane. Si conferma un campionato dove c'è grande equilibrio, dove due punti faranno la differenza per entrare nei play-off o non esserci, per arrivare fanalini di coda, cioè ultime, quindi retrocessi subito, oppure avere la chance di fare i play-out. Quindi sarà fino alla fine molto combattuto, è ancora lungo, quindi aspettiamoci altre partite, altre battaglie sportive molto, molto difficili. Un tuo ex allenatore, Santi Puglisi, che abbiamo avuto in collegamento settimana scorsa, ha detto: ok, parliamo di Viola Reggio Calabria di oggi, sto seguendo tutte le vicende, devo dire, meglio che tutto sia avvenuto nel giorno d'andata, perché c'è tempo per rifarsi. Di tempo ce n'è tanto per rifarsi. Tempo ce n'è tanto, ci sono tante partite, i mesi non sono poi così tanti, è chiaro che dobbiamo cercare di avere un rendimento costante per più giornate, perché abbiamo giocato una buonissima partita a casa Pusterlengo, la settimana dopo invece, anche se la settimana era trascorsa abbastanza serenamente dal punto di vista degli allenamenti, fermo restando che a Voghera ancora non potevamo schierare né Prima né Spinelli, però lì abbiamo fatto un passo indietro. Domenica invece tutti i giocatori che sono scesi sul parquet hanno dato il loro contributo e si è vista una prestazione, direi, tranne l'inizio un po' leggero, con tre palle perse abbastanza gratuite che hanno permesso a Biella di iniziare in maniera molto positiva. Credo che poi dopo tutti abbiano offerto un rendimento abbastanza costante per tutti i 40 minuti, anche sotto l'aspetto della concentrazione, che in alcune partite non era stato proprio l'aspetto sul quale noi ci eravamo distinti, diciamo così. Quindi anche questo credo che sia un segnale importante. Allora, contro Biella abbiamo visto e ammirato il ritorno in campo di Valerio Spinelli, il playmaker titolare di questa formazione. A tuo avviso, dai tempi della Standa, Banca Popolare, del numero 5 Massimo Bianchi playmaker, a oggi, nella pallacanestro, quanto è cambiato il ruolo del playmaker, del regista? Beh, è cambiato moltissimo. Ora un playmaker è chiamato anche a far canestro, a far punti. Quando giocavo nella prima fase, nella Viola appunto 1.0, sì, allo scatolone, beh, lì era un po' diverso, anche se la Serie B qualche punto in più lo facevo. Poi Serie A, l'allora allenatore Gianfranco Benvenuti mi aveva ha cercato e ce l'ha fatta a cambiare un po' il mio modo di giocare, e quindi io ho cambiato un po', ho pensato meno a far canestro, però credo che il ruolo del playmaker sia cambiato in questo senso. Sono ritornati abbastanza, si vedono sempre più spesso, voglio dire, anche ai livelli più alti, giocatori che non hanno una struttura fisica
importante, ma che sono sicuramente velocissimi, atletici e pericolosi. Attaccano il ferro quasi tutti e sanno giocare il pick and roll sia per attaccare che per coinvolgere attraverso le sponde il gioco interno dei lunghi. A proposito di questo, la Viola si recherà domenica alle ore 18 in quel di Porto Empedocle, nel campo della Moncada Agrigento, dove c'è un ex beniamino della curva Massimo Rappoccio, Alessandro Piazza. Lo abbiamo detto tante volte, probabilmente è il giocatore di oggi all'interno del quale ti rivedi di più, Massimo, dico bene? Sì, sicuramente. Lui è un giocatore che è molto bravo a far giocare la squadra al ritmo che per la squadra predilige, a innescare i compagni. Molto poco egoista e ha la capacità di leggere molto bene la partita, soprattutto nella interpretazione del ritmo con il quale affrontare la gara e i momenti della partita. Lui è molto migliorato, è maturato molto sotto questo aspetto, perché io ricordo gli anni di Barcellona e onestamente da quei campionati mi sembra che Alessandro abbia acquisito sicuramente una grande sicurezza, ha in mano una squadra da tanti anni, un gruppo di giocatori che gioca insieme da tanti anni e i risultati si vedono, un progetto costruito nel tempo con innesti mirati un anno dopo l'altro, e ora Agrigento ha una squadra che l'anno scorso è stata la grande rivelazione dei playoff di Gold e quest'anno sta confermando di essere una squadra attrezzata per ambire alle prime posizioni di questo campionato. Rispetto alle finali della Viola in Serie B proprio contro Agrigento, gli unici reduci sono l'allenatore Franco Ciani e l'argentino, che secondo me è uno dei giocatori più forti a livello di intensità di questo campionato. Sto parlando di Albano Chiarastella. È una gara difficilissima. Sì, una gara molto difficile, una gara nella quale dovremo essere molto bravi ad approcciarla nella maniera migliore, perché sicuramente loro cercheranno di imprimere alla partita e al punteggio sin dall'inizio una direzione, e noi dovremo essere pronti a scendere in campo con l'approccio giusto, con la durezza e la cattiveria agonistica indispensabili per poter giocare una partita, mettere in campo quelle che sono le nostre le frecce che abbiamo al nostro arco per cercare di portare a casa una vittoria che sarebbe decisamente molto importante, perché darebbe ancora più fiducia al lavoro della squadra, alle sensazioni positive che ci portiamo da domenica e ci farebbe passare anche un Natale più sereno. Sicuramente, diciamo, sicuramente. Ci sarebbe. Però ripeto, questa è una squadra che dagli anni della Serie B, nel momento in cui è approdata alla Serie A, ha mantenuto un nucleo. Un anno ha messo dentro un giocatore che è stato fino all'anno scorso Mian, che c'era già in Serie B se non sbaglio, è rimasto in questo gruppo fino all'anno scorso, dove poi ha saltato, ha fatto il grande salto, è andato in A1, sì. E comunque sta giocando fino a 1. Ogni anno spesso cambiano i due americani, ma riescono sempre a trovare, sono molto bravi nel trovare due americani che si adattano alle caratteristiche degli altri giocatori italiani e del modo di giocare di questa squadra. Praticamente questa squadra, non dico che si conosce a memoria, però è una squadra che lavora insieme da anni e questo aiuta. Concordo con te sull'importanza all'interno del roster di Chiarastella, che è un giocatore preziosissimo, fondamentale per Agrigento sia in difesa che in attacco, perché è l'equilibratore della squadra. Assolutamente. Sicuramente il giocatore che in difesa è molto, molto lucido e molto, molto bravo a sia difendere sul proprio avversario che a innescare gli aiuti e le rotazioni. Molto, molto interessante.
intelligente, ripeto, credo sia il giocatore più di equilibrio di questa squadra. Per certi versi, Alessandro Piazza rimane sicuramente. Squadra, certo. Per certi versi la storia di Albano Chiarastella potrebbe ricordare quella di Massimo Bianchi, i ruoli sono diversi, però Albano Chiarastella ai tempi della Serie B tutti dicevano vabbè, dove deve andare in A2, non è cosa di A2, è un po' piccolino per avvicinarsi al canestro, non può giocare esterno, e invece sta dimostrando, e lo ha dimostrato anche nella passata stagione, tutto il suo impatto. Adesso, a proposito di storie romantiche, modello Rocky Balboa, nei vari revival di Rocky arrivano vari incontri col figlio di Apollo Creed, si rincontrano dopo tanti anni, ma a distanza di 27 anni avresti mai detto di ritrovarti sulla stessa panchina con Kimi Hughes? Sembra una storia da film. No, mi sembra che è una storia proprio da viola. Assolutamente. Credo che la viola nella sua storia abbia molte pagine con questi toni, di questo tono, o di questo filo che unisce comunque le persone. Certo, Kim, non me l'aspettavo di essere sulla stessa panchina della viola a Reggio Calabria. Assolutamente. Non mi aspettato di rivedere Kim. Ci siamo visti forse una volta o due volte negli Stati Uniti per le Summer League, ma sono state sempre toccate fuga. Era tanto tempo che non ci frequentavamo con assiduità come adesso, e sembra un po' che il tempo non sia passato, a parte quando ci guardiamo allo specchio o quando magari ci viene in mente di fare due passi di corsa e poi ragioniamo un attimo e desistiamo, diciamo, ma facciamoli camminando che è meglio. State provando a giocare a due ogni tanto in allenamento quando gli altri non guardano? questo no, però sicuramente Kim, per la sua esperienza di lunga e importante esperienza nel massimo campionato professionistico del mondo, è chiaro che ha un impatto sui giocatori anche americani importante, perché è un allenatore che ha questo tipo di esperienze, questo suo know-how sicuramente arricchisce il lavoro dello staff. Fa piacere magari a tutto lo staff verificare che quello che tu pensi o quello che tu metti in campo viene condiviso da un allenatore che viene da una cultura, da esperienze e anche da regole diverse dalle nostre. Finora noi non abbiamo trovato nessun tipo di discordanza tra quelle che sono le nostre scelte e quelle che farebbe lui o fa lui, ecco. È come chi fa il pizzaiolo e va a Napoli per chiedere se fa bene la pizza margherita, insomma, meglio di così. Come scusa? È come per un pizzaiolo che fa la pizza a Reggio Calabria e chiede un feedback a Napoli dove è stata inventata la pizza. E gli dicono che va bene come l'hai fatta, sì, esattamente, esatto, così. Esatto. E questo non dico che è gratificante, però conferma due cose: che la scuola europea e quella italiana sono comunque all'avanguardia, e che il tipo di lavoro che abbiamo fatto e che stiamo continuando a fare con la squadra è nella direzione giusta, e questo ci stimola ancora di più e ci dà ancora più positività. Il campo lo sta confermando, si parla un gran bene di Tony Dobbins sia dentro che fuori dal campo, si dice sia un ragazzo d'oro pronto a mettersi a disposizione di questa squadra, ce lo puoi confermare? Ma io credo che basta vederlo giocare. Assolutamente. Il pubblico, magari anche i giornalisti, hanno la possibilità di vederlo solamente in partita, e lui è un giocatore che ha delle caratteristiche sia fisiche che fisica, atletiche, che anche di ruolo e di interpretazione del ruolo molto, cioè, complementari agli altri giocatori, cioè, nel senso che lui sta mettendo in campo e sta facendo, non dico da esempio ma da spinta in alcune cose che prima forse noi non riuscivamo a mettere in campo. È un giocatore che non è un accentratore. Se tu mi chiedi in attacco che cosa, dove è più pericoloso, ti potrei dire che non ha una cosa in cui è più pericoloso
l'altra. La realtà è che poi alla fine vai a vedere, non te ne accorgi, vai a vedere lo scout, lo score, il tabellino, le statistiche, e lui è sempre presente in tutte le voci: falli, tiri, falli fatti, falli subiti, palle recuperate, palle perse, rimbalzi, assist, tiri liberi. Quindi significa che lui in campo è in ogni situazione, sia offensiva che difensiva, e questo, di questo sicuramente il gruppo, la squadra ne sta traendo un grande giovamento. E sono convinto che lui non sia ancora al 100% della forma, perché veniva da un lungo periodo di allenamenti, ma allenamenti individuali, non allenamenti in un gruppo, quindi il ritmo partita, quindi la distribuzione del carico di lavoro settimanale per poter arrivare alla gara, hanno bisogno di un po' di tempo perché il tuo fisico e il tuo stato di forma raggiunga quelle che sono, diciamo così, gli standard ottimali di Tony. Però mi sembra che stia migliorando di partita in partita. Anche lui forse non ha giocato alla sua altezza a Tortona, ma ci può stare, ecco. Allora, per chiudere, stiamo distruggendo l'immagine di Kobe Bryant, perché chiunque viene interpellato in questa trasmissione dice Kobe Bryant era un rompiscatole da bambino, dice non mi faceva allenare, allenamenti a metà campo rovinati. È tutto vero anche questo? Di Kobe stai parlando, di suo Kobe, padre? Di Kobe, non di suo padre. No, scusa la battuta. No, Kobe era bimbo. Kobe appena poteva entrare in campo e tirava, palleggiava sempre, correva con questa palla senza mai fare passi, sempre. Quindi si vedeva che aveva questo feeling, questo appuntamento con il basket da lì a pochi anni, perché stava già mostrando quelle che sono le sue qualità. E ti devo dire, magari non succederà, io glielo auguro, che anche il figlio di Kendrick Mays mi ha ricordato il figlio di, cioè mi ha ricordato Kobe, perché è un altro che appena un po' c'ha la palla in mano tira, fa canestro come faceva canestro Kobe, fa canestro anche da fuori. Quindi, ma Kobe era così, cioè questa qui la registriamo magari tra 20 anni. Un ragazzino di 8 anni che non vedeva l'ora di ricalcare la strada, le orme, le gesta del padre, e credo che non si sia limitato solo a questo, ma le abbia superate di molte lunghezze, di molti chilometri. Assolutamente. Ho letto un racconto bellissimo di Federico Buffa dove praticamente racconta un Kobe a 2 anni che guardava in TV la partita del padre, probabilmente giocava nella NBA in quegli anni, Joe Bryant, e quando il padre era in campo lui faceva finta di giocare come il padre, appena il padre veniva richiamato in panchina lui si andava a sedere, proprio emulazione allo stato puro. Ma sì, non penso di aver detto le stesse cose, si vedeva che lui si muoveva in campo cercando di imitare papà Joe. Però voglio dire, stiamo parlando anche del padre di un giocatore di una classe cristallina, di un talento smisurato. Per quell'epoca credo che sia stato uno dei più grandi realizzatori, scorer della storia del campionato italiano. Assolutamente, devastante. I tifosi Regine sicuramente se lo ricordano. Sì. Massimo, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi. E ci vediamo alla Grigento, speriamo bene. E intanto un buon Natale a tutti, e grazie della telefonata. Grazie mille, Massimo, un abbraccio.